Ciao a tutti e benvenuti in una nuova sessione di registrazione di Dead Rising 3. Come sempre io sono Ari e riprendiamo da dove avevamo lasciato. In poche parole, dovevamo incontrare Red e Annie all'hotel, che è esattamente qua di fianco. Vediamo che armi abbiamo a disposizione. Direi che siamo messi abbastanza bene, potremmo essere messi meglio, però non ci lamentiamo. Non dire merda. Scusate, permesso, permesso. Questo sembra il posto giusto. Spero che siano già arrivati. All'hotel. Beh, questo è un hotel, non c'è ombra di dubbio. Ok, prepariamoci alla battaglia. Speriamo che siano qui. Sì, ok, l'hai già detto. Non ripetere le cose 40 volte. Cominciamo subito con una cutscene in cui vediamo gente in una piscina. Almeno sembra una piscina. Chi è? Sono io. Era già morto. Sono io? Ah, è lui, Sicuro che il ok. governo sia qui per salvarci, Nick. L'ho visto con i miei occhi. La donna in TV, il capo della sicurezza di Hemlock. Sta uccidendo i superstiti, perché? Almeno giustizia sarà fatta quando la gente vedrà il video. Giustizia. La giustizia non riporterà in vita Angel. Non riporterà in vita nessuno. Perché ci affanniamo tanto a combattere? Perché abbiamo un afro. Guardala, Red, era una di famiglia. E noi lotteremo sempre per la famiglia. E le ombre sono buggate in una maniera assurda. Scusa per come mi sono comportato, ma non so di chi fidarmi. Ah, tranquillo. Vorrei incontrare i miei contatti. Sì, non ti Non preoccupare. carburante, ma dovresti farmi un favore. Mi sa che l'afro Sono tornato bugga un po' l'ombra. indietro Alla di tempo. torre. Prenderò quel carburante e ce ne andremo da questo inferno. Ok, dobbiamo andare Insieme. alla torre. Ok. Andiamo. Ci vediamo, fratello. Che problemi hanno le ombre, non si sa, è pieno di proiettili su quel muro. Boh, l'altra volta saltava lo schermo a caso, stavolta ci sono le ombre buggate, ma le ombre non me ne frega sinceramente. Poco o niente. Qui ci sono un bel po'. Esamina il deposito. Esplora mentre il Red recupera del carburante. Sì, esplora. Oppure prendi uno schema per armi. No, non una. Vabbè. Ridammi la pistola da sergente. Giocattolo bomba. Ok, presumo. Orso robot e tannica di benzina. Ma non mi interessano quelli da piazzare, non sono proprio il mio forte. Ok, allora. Qua sotto vedo che c'è un altro coso da fare. Yai! Mio Dio! Parkour estremo. Una statuetta di Frank. Chiamata in arrivo. Ehi, c'è una donna in carriera fuori dallo studio legale a Central. Sembra disperata. Ok, andiamo lì. Modellino tattico cannoniere. Questa qui è la versione potenziata del modellino tattico. Ah, c'è uno zombie che esce. Ok, cosa facciamo intanto? Esplora, esplora. Questo cos'è? Questo, dubbia legalità, è qua vicino. Ora, il problema è come scendo. Intanto cominciamo col sostituire questa pistola con un fucile d'assalto. E poi direi che possiamo buttarci giù. Uai! Esatto. Lasciami stare. Ma è giorno, quindi dovrebbero essere tornati quelli normali, i zombie. Quelli non pazzi e fuori di testa che... Il pulisci strade! Purtroppo non c'è più il nostro spazzafeste, però. Almeno non è in questa parte della città. X! Permesso, permesso, sto cazzo di telefono tutte le volte che comincio a registrare deve suonare. Permesso! Ok, una ruspa. Ci siamo quasi, manca 50 metri. Eccolo qua. Fuori! Ehi, Carly! Aspettami, Carly. Carly. Ehi, hai bisogno di aiuto?
Dubito seriamente che tu possa comprendere la portata. Ok, dei ciao. Problemi. Non credo che esistano problemi peggiori di questa situazione. Questa situazione è un'opportunità sprecata. Quella cicciona non della posso. Mia receptionist ha rubato la mia... la valigetta del mio studio legale. Vale milioni per il miglior referente. Ok. Aspetta, prima rispondiamo. Hey, ho visto un tizio davvero disperato che si aggirava nei pressi del buffet. Odio un'altra boss battle. Un'opportunità. Ma è a questo che pensi, sul serio? Devi sapere che sono una donna molto senti, che vuoi? Trova la mia la valigetta del mio studio e prenderò in considerazione una collaborazione vantaggiosa per entrambi. Altrimenti cosa? Mi trascini in tribunale? Va bene, la troverò. Stanno arrivando i zombie, eh? Non vorrei dire. E dov'è la valigetta di Carrie? Vabbè, in fondo alla strada posso anche farlo. Qua di fianco. Volevo andare a fare la missione psicopatico, se non comincia quella principale, perché se comincia quella principale andiamo a fare quella. Bastardi! 200 metri, attenzione. Ci avviciniamo sempre di più all'obiettivo. Uè! Oddio. Ho preso il volo. Perché ho preso il volo? A caso. Un'altra chiamata in arrivo. Ok. Però mi serve un'arma per eliminare tutti sti tizi. Oddio, sta per esplodere. Dammi la valigetta. No! Che ha lasciato giù il bastone elettrico. Lascia giù questo. Mi serve il bastone. Ok. Ora posso andare. No, Cristo. Posso prenderla? L'auto della polizia? No, non posso prenderla. E l'ho appena scambiata. Che cos'è sto coso? Boh. Qui c'è un'ambulanza. Posso combinare. Oddio, un nuovo veicolo. Shock Dozer. Voglio sapere cosa fa. C'è uno zombie dietro di me. Ma I don't really give a fuck. Shock Dozer. Bello. Bello e bello. Ah, dà anche le scosse. Permesso. Boom. Spingo quelli davanti. Via, via. Levati, levati. Quella moto sta per esplodere. Ah, ma sto cannone spara in avanti. È tipo un'onda d'urto. Però è scarico. O è sovraccarico, uno dei due. Ah, ok, adesso funziona ancora. No. Ok, parcheggiato, più o meno. La valigetta ce l'ho. Ehi tu, tieni sta valigetta, va? Te. Spero che sia questa la valigetta che cercavi. Ma ti pare? Sì! Forse ti avevo sottovalutato. E lei ti ha dato problemi. Erano zombie. Beh, allora la giustizia è stata fatta. Bene, tirami fuori. Pure. Ah, me la devo pure portare dietro. Ah no, tira proprio delle scosse. Ok, voglio fare quella del buffet. Dall'altra parte della città, però siamo di fianco al ponte. Quindi se vado dritto, poi a sinistra, qui dritto, un bel po' di strada, eh. Però non è un problema, possiamo arrivarci. Scusate, scusate. Non so chi è che sta urlando. Non ce la farò mai. Però posso prendere questo ponte invece che va a sinistra e arrivare direttamente? Sì, penso di sì. Proviamoci. Facciamo una roba tipo... Pronto? Pronto? Gira! Funzionato perfettamente. Non
non ci avrei scommesso un centesimo, però evidentemente ha funzionato. Ah, posso anche mettere tipo un'onda d'urto attorno, che è utile in queste situazioni. Sai che non capisco bene come funziona questa onda d'urto? Ha un tempo di ricarica, tipo. Boh, pazienza, andiamo avanti. Più lento di così non si può. Da che parte devo passare? Ah, qui c'è una rampa. Non si capiva. Qui. Shock Dozer! Ora. Sì, posso caricarlo. Tengo premuto, poi lascio andare. Ovviamente adesso ci stiamo fumando, quindi non possiamo usarlo finché fumiamo. Ah no, boh. Il zombie che è salito. È salito sopra. Siamo arrivati? Sì, siamo praticamente arrivati. Ottimo. Ah, possiamo entrare nel buffet, che era quello che era chiuso. Però ci tocca fare una boss battle. Però vabbè, possiamo farcela. Passiamo di qua. Dovremmo evitare il blocco stradale, in teoria. E magari levelliamo. Non sarebbe male. Oh sì, ci penso io a eliminare gli zombie attorno a Vicky. Non ha funzionato. Fatto. Prego. Bye bye. Punti bonus per me. Solo 5.000. Vabbè. Però adesso mi tocca uscire e andare a piedi. E non vorrei distruggere questa cosa dell'elettroshock che mi può servire. Hamburger Freedom. No. Hamburger Freedom. Freedom. Non lo so, non ho letto bene. Ok, devo girare a sinistra. Questo qui è uno dei primi edifici in cui avevo provato a entrare. Mi diceva chiuso, ma lo ricordo. Cacchio quanto mi dura adesso lo scacco. Lo scacco. Oh. Oggi non riesco a parlare. Evviva! Evviva! Rotola! Salta! Oh porca! Permesso, permesso. Rotola. Siamo arrivati. Apri. Ok. Boss battle. Yes. Anzi, psicopatico battle. Ehi. Hey. Ciao. C'è del cibo qui dentro. Perché così chiaro? Zombie. Peggio. Peggio? Che schifo. Ehi. Che diavolo è? Via dal mio cibo! Ne è abbastanza per tutti. Ok. Vedo come mi guardi. Ma sai cosa? Non voglio mangiare più carboidrati. Sono stufa del sedano. Ho fame! Non puoi mangiarlo tutto da solo. No, stai a vedere. Ok, io avevo fame. Partiamo da questo presupposto. No. Non ho più fame. A posto? A posto così? Oddio, sarà una boss battle disgustosa. Subito dal mio cibo! Oddio, una forchettona. Visto che siete così magri, pensate di poter prendere tutto, eh? Un piatto d'argento! Signora, lui aveva solo fame! Beh, anche io, cosa credi? Lei ha mangiato abbastanza. Mi stai dando della grassona!
poche. Seriamente? Ho uno shotgun. Levati da davanti. Se sta tipa si toglie da davanti. Non gli tolgo un tubo. Però c'ho anche... Che schifo. Ma ti levi da davanti? Sta tizia... È una rottura di scatole tremenda. Au! E queste pistole gli fanno male però. No! Sta recuperando vita, credo. Sì, sta recuperando vita. X. Cosa sto facendo? Ah, gli ho dato talmente tanto da... Ma che cacchio? Ok, non so dire se è divertente o disgustoso. È più o meno... entrambi, direi. Che schifo. Ehi! I coltelli fanno male. Nessuno ti ha mai insegnato a non tirare i coltelli in giro. Ce l'ho l'arma. Ok, non gli rimane molto vita. Tre cuori. Tre cubi. Ah, smettila di fare l'esorcista. Non è il tuo ruolo. Uccisa. Ho vinto! Abbastanza semplice, quelle due pistole sono OP shit. Tantissimi danni e tantissimi colpi. Mi sento davvero male. Oh mio Dio. Ho molto gas nella pancia. No. Mi hai fatto fare indigestione. Tu, piccolo, porco. Che schifo. Posso prendere il carrellino?